Grazie all'ampliamento dello spazio espositivo, che è stato quasi raddoppiato per l'edizione 2012, è stato possibile realizzare un'ampia terrazza delle Marche, dove si sono potute effettuare degustazioni live di oltre 200 dei migliori vini marchigiani, messi a disposizione dalle oltre 100 aziende marchigiane presenti in fiera. Ma i segnali sono positivi, abbiamo visitatori da tutte le parti del mondo. È un momento difficile per il vino italiano, però siamo anche molto fiduciosi di far bene. Abbiamo richieste, opportunità di mercato, voglia di fare, novità di prodotti, quindi secondo me sarà un buon vino Italy. Ecco, un buon vino Italy, e per questo buon vino Italy che cosa avete portato? Noi abbiamo portato due prodotti importanti. Per la nostra azienda Casal Farnese abbiamo portato il Crisio, che è la prima DOCG delle Marche. Un vino studiato dai nostri enologi, preparato con attenzione e che dovrà essere molto longevo, ecco, parliamo di 10 anni di durata. Per il canale Oreca della nostra azienda Rocca di Forti abbiamo portato un Blanc de Blanc, un prodotto molto importante, con una veste molto innovativa, molto trendy per il consumatore, per il wine bar, vino che si beve a tutto pasto, frutto di uvaggi dell'Oltrepò Pavese, Riesling e Chardonnay. Quindi due prodotti molto qualitativi, molto solidi. Ecco. E naturalmente c'è anche da fare, diciamo, un piccolo panorama di questi vini bianchi che tirano molto di più dei vini rossi. Diciamo, è ancora così? Il vino bianco in questo momento sta andando bene. Forse sono momenti anche di moda, no? Il vino vive la moda del momento, però sono vini più freschi, più profumati, forse anche il consumatore vuole bere in un modo più gioviale, più spensierato, si punta molto sull'aperitivo, no? Il vino sta sostituendo, no? Le bollicine si stanno avvicinando molto anche a tavola, quindi forse un trend nuovo di consumare e di bere. Ecco, tornando, diciamo, nelle Marche, si pensa quest'anno anche alla, anche se presto, però ci si pensa alla vendemmia. Con la neve che c'è stata, quali sono le speranze? Sotto la neve c'è il vino buono, si dice. Guardi, la neve è stata importantissima per le Marche, anche se ha portato ovviamente disagi di ogni tipo, però il terreno, il territorio, c'era grande siccità, tant'è vero gli enologi pensano, e anche gli agronomi, che ci sia ancora bisogno di acqua. Perché poi la vigna è un percorso naturale, il vino, i vigneti hanno bisogno di naturalità per esprimere il meglio. Ecco. Siamo fiduciosi perché la vendemmia è il momento di raccolta di un lavoro importante e il buon vino nasce sempre, come dicono gli esperti, dai vigneti. Ecco. Però ecco, qualche preoccupazione c'è per l'aspetto ancora climatico. Grazie.